Buongiorno, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati. Mercoledì 8 giugno 2016, a buongiorno con noi che ormai vede il traguardo finale di questa lunga stagione televisiva. Avremo ancora la puntata di stamani, quella di domattina giovedì 9 e con venerdì 10 chiuderà i battenti. Buongiorno con noi, ci ritroveremo poi dopo la pausa, la lunga pausa estiva. Un'altra puntata credo interessante, vado subito ad introdurvi l'ospite di questa mattinata, è con noi il giovanissimo scrittore, nonché studente universitario, Alessandro Marchetti Guasparini. Buongiorno Alessandro Buongiorno a e tutti. grazie di aver accettato il nostro invito, grazie Grazie a di essere voi. con noi, ci mancherebbe altro, a noi quando poi possiamo ospitare dei giovani, diciamo pure tra virgolette, interessanti e capaci come nel caso di Alessandro. Se ne siamo particolarmente felici e contenti. Vi ricordo subito, perché come sempre io cerco, talvolta ci riesco, altre volte magari no, di coinvolgervi il nostro numero di telefono dove potete mandare gli SMS sia per quanto riguarda la presenza dell'ospite, ma anche per gli altri argomenti che andremo ad affrontare leggendo i giornali. Lo vedete qua, 360 10 38 330. Allora Alessandro, io non ti ho ancora definito, al di là del fatto giovane studente, giovanissimo studente, perché tanto mi dicevi, hai 20 anni. 20 Sì, ho anni, sei del 20 anni, 90, 96. addirittura 96. Io ho detto, Sì. forse mi dirà 20 anni, ma sarà almeno del 95, no? No, Proprio 96, appena il 90. compiuti. Ma 20 anni già compiuti o A ancora? febbraio, Ah, quindi compiuti a 20 febbraio anni e spiccioli, e 4 diciamo. mesi. Studente universitario. Studente universitario alla facoltà di giurisprudenza di Pisa, però originario di Castelnuovo Carfagnana, tuttora vivo a Castelnuovo e ho studiato al Liceo Classico Machiavelli di Lucca. Quindi c'è questo fil rouge Castelnuovo Lucca Pisa Sono che sceso piano un po' piano. come fa la nostra linea, la nostra tribolata linea ferroviaria. Non so se magari Sì, l'ho ti spostavi in sperimentata. treno, Sì, no? No, ho cosa hai fatto. sperimentato? Cioè, nel senso che ti sei spostato, immagino, anche quando studiavi a Lucca, hai Sì, ho fatto il classico, no? Lì. fatto il classico e mi sono spostato in treno per 5 anni e ho provato di tutto. Quindi tutto, ho trovato la neve, ho provato i ritardi, ho provato la mattina quando uno arriva alla stazione e non trova il treno. No, quindi Quindi. potremmo anche non parlare di quello che è il motivo per cui sei qui stamani e parlare di tutte le odissee, non di un'odissea abbastanza continua che si vive dovendosi spostare sulla linea ferroviaria, definiamola Ulla Lucca Pisa, via così, eh? Sì, Vabbè. se la trasmissione dura un'ora sarebbe poco. No, no, però una cosa va detta, tra l'altro proprio lo leggeremo poi sui giornali, da questa mattina è ripresa, da ieri è ripresa la circolazione perché dovevano fare dei lavori a uno dei ponti, no? Perché poi collegare anche via con la ferrovia Lucca alla Carfagnana non è semplice, Non è proprio facile. per l'orografia della Carfagnana stessa, no? C'è in particolare, poi chiudiamo il discorso sulla ferrovia, sulle tue disavventure con la linea ferroviaria. C'è in particolare un aneddoto che ricordi di quegli anni? O ancora hai usato il treno per andare a No, Pisa? uso ancora il Ah, treno, ecco, quindi è una cosa. però vivendo a Pisa Ah, ecco, lo provo quindi molto meno spesso. c'è un aneddoto particolare. L'aneddoto, cioè l'episodio che ricordo di più è sicuramente la nevicata di alcuni anni fa, per cui rischiai seriamente di rimanere bloccato a Lucca. Riuscii a prendere un treno alle 5 del pomeriggio cioè, ero ormai convinto, mi ero ormai messo in testa di Dopo una rimanere a lunga Lucca. attesa, Sì, sì. cominciai ad arrivare alla stazione, cominciai a vedere soppresso, ritardo, soppresso. Poi arrivavano i treni dalla Garfagnana, non c'era il gasolio, quindi no, una scena abbastanza di Senti, panico. diciamo semplicemente che insomma, visto che siamo ormai a metà del 2016, tu sei molto giovane. Io auspicavo, non so come penso anche i tuoi genitori che ci stanno seguendo, nel 2016 che ci fosse un po' di meglio per i trasporti, no? Sia per quanto riguarda i treni, per quanto riguarda le strade, eh? O no? Sì, Ora non ti dico contando. le navette spaziali, perché forse quando ero bambino, forse nel Si 2016 uno sognava. poteva pensare anche a quello, ma non esageriamo, non diciamo le navette spaziali, ma perlomeno ci fossero dei collegamenti, eh? Sì, diciamo è già migliorata perché con i treni nuovi fu un pochino meglio. Fino a pochi anni fa ci muovevamo sulle, cioè, littorine anni 80, quindi Sì, no, siamo già. anni 80 o 1880? Sul treno c'era scritto Fiat 1982, poi può Ah, darsi che fossero vabbè, 1882 fosse però insomma, fossero truccato. arrivati gli indiani con le frecce, lo scenario poteva Sì, sembrare anche quello. Eh? Vabbè, sicuramente. senti, no, ora parliamo del motivo per cui sei qui stamani, perché abbiamo già detto quello che fai nella vita privata, sei studente universitario. La facoltà forse non ce l'hai detta, però cosa fai? Giurisprudenza. Giurisprudenza. Primo anno?
primo anno appena concluso. Quindi ora che hai un esame? Cosa? Ho gli esami della sessione estiva. Ah, come sta andando? No, mi piace quello che studio, ho cominciato a dare i primi esami e me la sto cavando. Futuro da avvocato allora? Futuro da giurista, diciamo. Quando uno comincia l'università spesso non ha idea di cosa farà, quindi diciamo... Tu hai un mito, no? Se non sbaglio, nella tua testa, che è Carofiglio, no? Sì. Che molti conoscono. Gerico Carofiglio, perché è riuscito a coniugare le due cose che piacciono a me, quindi attività giuridica e scrittura. Ora ultimamente si è più concentrato sulla scrittura, però come il mio mito è lui, appunto, perché è nato come magistrato e poi è riuscito a seguire anche il filone, la sua passione letteraria. Ecco, come fanno molti negli Stati Uniti, mentre in Italia pochi finora avevano fatto. Senti Alessandro, il motivo per cui sei qui stamane è perché questo ragazzo di 20 anni e spiccioli, che ci ha raccontato già qualcosa di sé, anche delle sue disavventure in treno quando faceva il pendolare, è qui perché stamani siamo qui, vediamo questo, come si può definire, romanzo di Austin. Il romanzo è di Austin Freeman. Austin Freeman, Il mistero della cassa scomparsa, perché in appendice, no? Se ho detto bene, in appendice a pagina 255, questo è come se i racconti del giallo, c'è questo, come si può definire il tuo racconto breve? Un racconto, insomma, quello che le cameriere non dicono, di Alessandro Marchetti Guasparini, vincitore del premio Gialli sui Laghi 2015. Quindi, questo ragazzo di Castelnuovo Garfagnana, che adesso vive a Pisa, che fa l'università di giurisprudenza, che ha fatto il liceo classico Machiavelli a Lucca, qualcosina sta già facendo, nonostante i tuoi 20 anni e poco più. Poi adesso ne parliamo di quello che le cameriere non dicono, perché tu proprio recentemente sei stato sul luogo... Del delitto. Si può dire. Sì, sul luogo del... E sono emerse delle cose che, se uno certe volte al destino non ci crede o pensa che non possano succedere cose strane, deve perlomeno ricredersi, no Alessandro? Sì. È giusto? Vabbè, dai, ora ne parliamo, Ora ne parliamo. Poi Alessandro ci ha portato altre cose. Vi ricordo 360 1038 330 se volete intervenire. Andiamo a dare un'occhiata ai nostri quotidiani locali. Vediamo se c'è qualcosa su treni o altre cose. La battaglia degli asili, questo è l'inserto al fascicolo della Nazione. La CGIL minaccia lo sciopero, rischi per qualità e servizi. Poi slitta il montaggio del maxi palco, in questo caso si parla del Summer Festival. Trovato un compromesso, rimossi i lampioni intorno alla statua. Ma andiamo un po' all'interno. I nodi dell'istruzione. Tu sei uno studente universitario, qui si parla di guerra sull'appalto degli asili nido, buste aperte in lizza 14 cooperative. La CGIL non esclude lo sciopero e chiede l'intervento del prefetto. Maturità, testa da brivido, ma travestirsi esorcizza la paura. Si svelano i nomi dei commissari esterni appena lanciati sul sito del Ministero. Tu la maturità l'hai fatta un anno fa. Com'è questa storia, travestirsi esorcizza la paura, visto che sei fresco di maturità? È una tradizione che hanno un po' tutte le scuole superiori di Lucca, l'ultima settimana di scuola, per esorcizzare la paura, per sdrammatizzare questo clima un po' terroristico che precede l'esame. Si scelgono dei temi e si va a scuola travestiti da quei temi. Per esempio, l'anno scorso abbiamo scelto come temi mestieri, quindi ognuno si travestiva dal mestiere che avrebbe voluto fare da grande. Tu cosa ti sei travestito? No, ora diciamo, al classico è un po' difficile fare il mestiere da grande, perché poi tutti si travestirebbero o da avvocati, o da medici, o da giornalisti. Io mi sono travestito da ciclista, però... Da ciclista? Sì, però non c'entra assolutamente niente. Ma hai passione per il ciclismo? Lo seguo in televisione, però. Sportivo da divano. Poi ne parliamo, riflettori sul centro, torniamo alla Nazione. Summer Festival, dopo le proteste, slitta il montaggio del maxi palco. Trovate un compromesso, rimossi i lampioni intanto intorno alla statua. Si parla naturalmente di Piazza Napoleone. Poi cala un'altra saracinesca storica, chiuso Chiellini Piero in Fillungo, ma sono in pista le new entry. E poi attenzione, perché venerdì sarà il giorno, non avrei sentito parlare del presidente del Consiglio Renzi, che torna a distanza, credo, di un paio d'anni a Lucca. Renzi, il vertice col volontariato, sarà nella chiesa di San Francesco. Sì, venne nel 2014, quindi sono esattamente 2 anni fa. Svelata la location e prima è prevista la visita alla Sofitel. Poi l'altro evento, il Festival della Crescita, si aprirà già domani con grandi protagonisti. Vi propongo anche debiti, si parla in questo pezzo di Fabrizio Vincenti del Comune di Lucca. Debiti fuori bilancio, ancora troppi nonostante gli annunci rassicuranti. E poi il progetto, andiamo in uno dei quartieri più popolosi di Lucca, San Vito, viene a giocare con noi per dare nuova linfa al quartiere. Paolo Petri, insegnante impegnato nel sociale, ha raccolto 150 firme. Ho evidenziato anche le notizie che giungono dalla Piana. A Porcari,
SNAI è disgelo, riparte la trattativa, il summit decisivo sarà a luglio. Rossi CGIL, ma per l'esito finale dovremo aspettare il dopo fusione. Spostandoci ad Altopascio, come sa Alessandro, ci sarà il ballottaggio ad Altopascio per l'elezione del nuovo sindaco tra Fagni e D'Ambrosio. Fagni è campione ai ballottaggi, giallo su Tori in consiglio. Le strategie dei candidati sugli apparentamenti alle urne, perché ora è probabile che gli apparentamenti poi potrebbero fare la differenza. Andiamo anche a Varliano, nel comune di Sillano Giuncugnano, siamo in Alta Garfagnana. La rapina in casa, ricorderete l'episodio che vi proponemo anche con un bel servizio, la rapina in casa se l'era inventata. Denunciato l'uomo aggredito, il 45enne ora indagato per simulazione di reato e procurato allarme. Poi l'Unione dei Comuni della Garfagnana, Tagliasacchi, sindaco tra l'altro di Castelnuovo, presidente ad interim, il bilancio di Fantoni. La carica appunto al sindaco di Castelnuovo che vediamo in questa foto in attesa del successore in precedenza. Il presidente dell'Unione dei Comuni era Paolo Fantoni, che però essendo decaduto non si è ripresentato all'elezione di Piazza del Serchio. Senti, quanto prendi spunto, poi andiamo a vedere anche il Tirreno, nei tuoi racconti, in quello che scrivi dalla realtà? Evidentemente molto, perché poi ne parleremo, se è stato in un albergo insomma dove hai trovato riscontri clamorosi, sì, su quello che avevi scritto. Ma quanto trovi spunto in genere dalla realtà? Allora, leggendo la cronaca nera di oggi sicuramente uno trova tantissimo spunto, sì, leggendo... Certe vicende sembrano scritte. Sembrano scritte, come anche la vicenda delle pecore a Camporgiano. Ci fu un caso simile, anche lì queste pecore trovate legate e non si è ancora bene capito che cosa sia effettivamente successo. No, sicuramente leggendo la cronaca uno può trovare tantissimo spunto. Io parto più dalle mie idee, cioè parto più dalla fantasia, però sicuramente la cronaca aiuta. Trovi poi aderenza alla clamorosa. Sì, quasi uno poi rimane più stupito dal partire da una sua idea, cominciare a scrivere e dopo che ha scritto trovare un riscontro nella realtà. Per esempio, quando scrissi il racconto Quello che le cameriere non dicono, che è in appendice al giallo Mondadori, che e di cui fra poco parliamo, è stato appena presentato. Poche settimane dopo, questo è un giallo ambientato in un albergo di lusso sulle rive del Lago Maggiore, uscì la serie televisiva Grand Hotel, di cui molte persone mi hanno parlato, le cui protagoniste erano delle cameriere d'albergo. Accidenti. Quindi, però io assolutamente non sapevo dell'esistenza di questa serie, non l'ho neppure guardata, quindi quello è frutto di fantasia. Noi abbiamo, a me perché dispiace chiudere Buongiorno con noi, anche se è necessario, perché insomma anche noi poi dovremo a turno, qui il nostro personale fa le ferie d'estate, chiaramente la stagione televisiva è un po' più, è un po' come si dice, un po' più meno vivace, no? Però mi dispiace perché abbiamo dei nostri telespettatori che sono veramente degli aficionados. C'è Paolo da Pietrasanta che in pratica ci manda i messaggi tutte le mattine, che io abbraccio e saluto. Dice Paolo: Casotti, poi gli danno dello sfascista, perché ieri mattina mi ricordo l'amico Mario disse che ero un po' troppo disfattista, via, nel senso che insomma sembrava che quello che dico io vada sempre tutto male. Beh, signori, poi se uscite di casa non mi pare che vada purtroppo così bene, magari. Però dice Paolo: Casotti, poi gli danno dello sfascista, cosa vuole che sia una ferrovia, adesso me lo sono perso, una ferrovia da sesto mondo? Sì, lui si riferisce chiaramente, neanche da terzo mondo, da sesto mondo, si riferisce alla nostra linea ferroviaria, insomma, che effettivamente, grazie Paolo dei tuoi messaggi, della tua attenzione e con quanto affetto ci hai seguito anche quest'anno. Adesso però proponiamo, naturalmente se volete intervenire, anche gli altri vogliono intervenire, 360 10 38 330 per fare anche delle domande ad Alessandro che stamane è qui con noi, l'inserto del Tirreno di Lucca, il nuovo museo, come pellegrini in 3D sulla via Francigena. Entro settembre apre il centro multimediale nell'ex casa del Boia. E poi il piano promozionale con obiettivo minimo 25.000 visite annue. Andiamo all'interno, in questo caso si parla di lavoro, un tema insomma sempre abbastanza spinoso, sì, soprattutto per i giovani mi sembra, e anche per quelli che magari non sono giovani e perdono il lavoro ad una certa età. Verso la fusione SNAI congela i trasferimenti, ripresa la trattativa, ogni decisione sui lavoratori rimandata alla presentazione del piano industriale. Asili, 14 offerte, critico il sindacato. E poi operai IPSA, la decisione nelle prossime ore.
Vi segnalo ancora, scendono i prezzi dei fondi, il Chiasso prova a ripartire, in corso diverse trattative per dare in affitto i tanti locali che sono vuoti da tempo, qui siamo naturalmente a Lucca. Tra i negozi storici è rimasto solo Orsucci, dal 1945 non ha mai lasciato il vicolo. Con la caccia al tesoro, perché sabato c'è questa bella iniziativa proprio a Lucca, con la caccia al tesoro si scoprono altre culture. È la seconda edizione dell'iniziativa che anche quest'anno punterà sull'integrazione. L'appuntamento, che coinvolge grandi e piccini, è per sabato 11 giugno alle 14.30. E poi sempre dal Tirreno andiamo a Capanno, Riporcari, Altopascio e Monte Carlo, in questo caso ad Altopascio. La partita di Altopascio ora si gioca sulle alleanze, vediamo i due candidati al ballottaggio, sono Fagni e D'Ambrosio. E oggi ci sono i funerali anche di Fabrizio Bianchi, lo sfortunato motociclista morto in un incidente stradale domenica scorsa. Mediavalle Garfagnana, la vicenda di Varliano, l'aggredito finisce nei guai per aver simulato la rapina. Via i lavori per la passerella pedonale, in questo caso si parla al Ponte Nuovo sul Turite Secca di Castelnuovo. E poi a proposito di ferrovie c'è questa foto, finiti i lavori, riapre la ferrovia sulla Lucca-Aulla. Mi sembra di non aver segnalato altro, sì, andiamo a Viareggio velocemente così completiamo anche le pagine locali, poi andiamo alla pausa pubblicitaria, la buona accoglienza, Croce Verde. Vedete questa foto appunto all'esterno, scattata all'esterno della Croce Verde. Così i profughi lavorano per la città. La Croce Verde, facciamo pulire loro la pineta e le piazze. Perlomeno ecco, questi ragazzi, molte volte questi giovani che sono stati ospitati da noi, si rendono utili e hanno un modo anche di per loro credo sia una soddisfazione potersi rendere utili. Sopravvissuti all'inferno, proprio la testimonianza di questi ragazzi che dicono il futuro è qui. E insomma bisogna poi integrarli, altrimenti se non si riescono ad integrare è un guaio. E poi attenzione, questa invece è una vicenda poco simpatica, prete sotto accusa per abusi, la diocesi rischia di pagare, il sacerdote è imputato di 5 episodi di cui sarebbe stato vittima un bimbo, il giudice ha deciso che se sarà condannato la famiglia sarà risarcita dal vescovo. Questa è veramente una vicenda molto 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 brutta. Condannato per il delitto Iacconi, chiederà uno sconto di pena, il ragazzo torna in aula per il processo d'appello, in primo grado il giudice gli aveva inflitto 12 anni, nel frattempo è coinvolto nel pestaggio killer anche di amici, su cui la procura sta ancora indagando. Si parla di vacanze, le vacanze al mare si allungano giocando sulla spiaggia, ha presentato il programma delle settimane blu alle marine, da lunedì al venerdì tanto sport per i bambini, qui vediamo Silvia Storari e anche Eugenia Amore, due campioni del beach tennis e del beach volley, quindi degli sport tipicamente da spiaggia. Poi disastro ferroviario, auto e moto dei vigili, condanna confermata, la Corte d'Appello riduce la pena all'ex comandante Vincenzo Strippoli e cancella la provvisionale di 20.000 euro a favore del comune. I tedeschi, le cricche non si vedono, la testimonianza di Igo Poschmann, padre del manuale di manutenzione. Ferro alto nell'acqua della scuola, qui siamo a Massarosa. Bimbi, non bevete dal rubinetto. Le analisi dell'ASA hanno rilevato una quantità di metallo molto superiore alla norma. Gaia realizzerà entro agosto le nuove tubature per tutto il territorio di Piano di Mommio. Mentre c'era una volta Lido di Camaiore, le scuole raccontano in un libro le storie del litorale che non c'è più. E poi, per concludere, a Pietrasanta abbiamo diverse notizie. Intanto, questa ha un po' di gossip, Michelle Hunziker, la nota presentatrice, primo mare in Versilia, qui la vediamo con il suo ultimo figlio, ne ha diversi, non so, questo è il piccino, diciamo. Poi SOS d'Italia Nostra in pericolo, i lecci della Versiliana, e poi c'è sempre qualche furbetto che però poi viene pizzicato, scaricava rifiuti dalla cabriolet, è stato filmato dalla telecamera ed è stato multato, stessa sorte per il conducente di un'ape. Bene, abbiamo completato le pagine coi giornali locali, tra poco torniamo, caro Alessandro, ed entriamo, ci racconti quello che le cameriere non dicono. Va bene. E questa particolare storia che hai vissuto andando proprio nell'albergo, in questo albergo di lusso dove è ambientato il tuo racconto, dove hai avuto dei riscontri a dir poco particolari. Noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, tra poco torniamo, 360 1038 330, se volete intervenire, vedo che continuate a mandare messaggi, questo mi fa particolarmente piacere, chissà, magari ci sarà anche qualche domanda, qualche considerazione nei tuoi confronti. A tra poco, dopo la pausa pubblicitaria.
8.51 dagli studi di Buongiorno con noi, in compagnia del giovane studente, nonché scrittore Alessandro Marchetti Guasparini. Ma ti chiamano con due cognomi o ne usi uno solo? No, di solito a scuola ne uso uno solo. Infatti quale sarebbe? Il primo? Marchetti, il primo. Però ti piace averli tutti e due? Cioè, stamani ti piace che ti chiamo Alessandro Marchetti Guasparini. Sono i cognomi dei tuoi genitori? Sono i cognomi dei miei genitori, uno di mio padre e l'altro di mia madre, però anche se... si può utilizzare tranquillamente anche un cognome solo, certo. Tanto che c'era un professore a scuola che si divertiva quando faceva l'appello a dire Marchetti Guasparini, Marchetti Guasparini. Si divertiva così? Sì. Vabbè, meno male. Allora, sono arrivati altri messaggi, uno dice, non si firma il nostro amico da casa o amica, non lo so, dice venerdì giorno di lutto per Lucca. Vabbè, intuirete a cosa si riferisce, no? Probabilmente prima si è parlato che venerdì viene il presidente del Consiglio, cioè, ognuno ha le sue idee, noi le rispettiamo. Poi però aggiunge... complimenti alla ragazzo in studio. Quindi evidentemente il fatto che insomma hai già raccolto questi brillanti risultati anche come scrittore, e mi auguro per te anche a scuola. Al liceo classico come ti sei diplomato? Come funziona adesso? Come funzionano i voti? Il voto d'esame dipende in parte dai voti conseguiti negli ultimi 3 anni e in parte poi dalle prove di esame. Insomma, però si va da A, fammi capire. Per da 60 a 100 più... La, più 100 è lode, che però tu è quanto, uguale, 100. 100. La lode no, la lode l'ho persa già al secondo anno, perché il sistema di oggi, che è in vigore oggi, prevede che uno per raggiungere la lode debba avere il massimo punteggio in tutto. Io già al secondo anno non ho avuto il massimo dei voti. Quindi lì ti sei fregato la lode. Sì, lì ti sei fregato la lode. Ho già messo. Però non ero in barca, fammi capire, però. Ma quanti sono comunque che alla fine prendono 100, no, per capire? Il mio anno, in classe mia, siamo stati in 4, quindi eravamo una bella classe, una buona classe. Però quello penso siamo nelle statistiche nazionali. Cioè. No, permetti, quanti eravate, scusa? In classe mia 4, 4 ragazzi su 16 che hanno preso 100. No, io volevo dire a casa, non chiamate, non posso rispondere al 360 10 38 303, mandate gli sms. No, chiariamo questo, c'è anche scritto, no? C'è scritto, no Marco, sms. Quindi non chiamate, sono in diretta, non vi posso rispondere. Mandate gli sms. Allora, torniamo sulla copertina di questo... romanzo di Austin Freeman, l'R sta per Robert, no? Richard, Austin Freeman, Il mistero della cassa scomparso, un nuovo caso del dottor Thorndike. Ecco, dici un po' qualcosa anche di questo Austin Freeman. Austin Freeman è uno dei maestri del giallo inglese, è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, il 1900. Il romanzo che è stato pubblicato su Giallo Mondadori, classici, è un classico. E il romanzo che è stato pubblicato, tra l'altro, è inedito in Italia. È stata la prima volta che è stato pubblicato in Italia grazie al lavoro della Mondadori. E all'interno del romanzo l'investigatore è appunto il dottor Thorndike, che è il primo anatomo patologo della storia che fa l'investigatore. Quindi è stato un po', Austin Freeman è stato un po' rivoluzionario nel panorama del giallo, perché ha creato questo personaggio un po' sulla falsa riga di Sherlock Holmes, però sicuramente molto particolare. Immagino che sia molto interessante, indubbiamente. Però noi andiamo, ripeto, alla pagina, ecco, questa qui è la pagina 257 alla fine, che dove c'è il tuo racconto? Il mio racconto. Quello che le cameriere non dicono, vincitore, ripeto, del premio Gialli sui Laghi 2015. Senti, come nasce l'idea di quello che le cameriere non dicono? E perché uno decide di ambientarlo in un grande albergo sul lago, mi hai detto? Lago Maggiore, Stresa. Sul lago Maggiore, a Stresa. Che Stresa è una località, mi sembra, per la letteratura anche un po' particolare, no? Sì, un nome a caso. Premio Strega. No, 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 non no, sbaglio. No, no. No, un nome a caso è Hemingway. Ah, ecco, Hemingway c'era qualche legame, evidentemente. È stato per diverse volte a Stresa. Tra l'altro la suite più grande dell'hotel, dove tra l'altro ho ambientato parte del mio racconto, si chiama proprio Suite Hemingway, quindi è dedicata a lui, perché lui lì ha scritto e ambientato parte del suo romanzo Addio alle armi. Senti, perché, vedi, c'era qualcosa che mi rimane. Perché quello che le cameriere non dicono? Sono 17 pagine, se non sbaglio. Sì, è un racconto breve, è un racconto che ho deciso di scrivere per partecipare al premio Gialli sui Laghi, che è un premio nato da un'idea di una giornalista di Varese che si chiama Ambretta San Pietro e che è collegato al Giallo Mondadori, cioè il vincitore del premio va sul Giallo Mondadori e
come caratteristica del racconto ci deve essere l'ambientazione lacustre, cioè deve essere ambientato su un lago. E quindi io, volendo partecipare a questo concorso, tra l'altro era diversi anni che volevo partecipare, ma poiché i concorsi della Mondadori nel loro format richiedono la maggiore età, ho dovuto aspettare due anni per partecipare. Anni. Sì. Perché tu l'avevi pronto da quanto? No, pronto no, avevo intenzione di partecipare, però... L'hai dovuto aspettare di avere Ho dovuto aspettare, anni. Perché in Italia si dà questo spazio. Posso leggere le prime tre o quattro righe? Prego. Che questo poi in quanto? In 10 minuti uno se lo legge? Sì, in 10 minuti, sì. L'aria al mattino è così lieve e fresca in queste prime giornate d'estate. Sempre più spesso i clienti chiedono che la colazione venga servita nella grande terrazza sul giardino anziché nei monumentali saloni dell'hotel. E quella ragazza non fa eccezione. L'avevo notata subito, pochi anni meno di me, il comportamento più strano che avessi mai osservato in una ragazza così giovane. Scende a colazione, sola, carezzandosi le lunghe ciocche di capelli biondi. È capace di restare al tavolo per più di un'ora, con lo sguardo perso nei meandri blu del lago. Sbocconcellando una brioche a morsi piccolissimi. E poi vabbè, qui comincia. Allora, tu sei stato proprio nell'albergo dove è ambientato il tuo racconto. Per un motivo molto particolare, poiché la protagonista, io ho scritto questo racconto circa un anno fa e sono partito proprio da una scena, che è la scena che è stata appena letta, cioè di una ragazza che ha un tavolino di un albergo in una pineta, questo albergo a Forte dei Marmi dove al mattino si può fare colazione in pineta, mangiava appunto da sola questa brioche, quindi era anche un po' malinconica, era lì, bionda, e mi aveva colpito, ho deciso di scrivere questo racconto. E hai preso spunto da lì, diciamo. Da una scena reale. Una scena che hai visto. Che ho visto. Che e da lì però poi è nata tutta una storia che è assolutamente di fantasia, ma che poi ha avuto dei risvolti incredibili nella realtà. Ecco, raccontaci un po' cosa è successo. Tu sei stato in questo albergo quanto tempo fa? Sono tornato ieri l'altro. Ecco, sei tornato e quindi è proprio fresca. Freschissima, sì. Tra l'altro con i tuoi genitori, no? Con i miei genitori. Tu però eri, diciamo, ospite dell'albergo, no? Sì. E cos'è successo? No, facci capire, perché questa è veramente una cosa stranissima. Allora, la protagonista del mio racconto è una giovane cameriera d'hotel che si chiama Camilla. Camilla. Non è una normale cameriera, in quanto è la giovane figlia della direttrice dell'albergo che la madre manda per un'estate a lavorare ai piani per togliere un po' di grilli dalla testa, per farle vedere com'è stare dall'altra parte del balcone, come succede molto spesso. E alla cerimonia di premiazione mi è stato detto che questa ragazza Camilla esiste davvero, cioè che la figlia della direttrice del Grand Hotel dell'Isola Borromei si chiama Camilla, ha effettivamente lavorato ai piani. No, non ci credo. E poi ci sono state tutta un'altra serie di coincidenze che sono venute di seguito, tra cui per esempio una collega della ragazza che si chiama Domitilla, quindi anche un nome abbastanza inusuale, nel racconto c'è, è la bambola della ragazza, cioè questa ragazza quando era piccola aveva una bambola che si chiamava Domitilla. Nella realtà esiste una Domitilla che lavora in questa albergo? No, quello non lo so, però il nome della cameriera che l'aiuta nel mio racconto è il nome della bambola della ragazza. Accidenti. Poi altre coincidenze, cioè per esempio un'altra che secondo me merita di essere raccontata è: ho scelto di far soggiornare la vittima nella Hemingway Suite, che è questa suite che c'è una vittima ovviamente anche nel essendo racconto. Un giallo, sì. E soggiorno in questa suite che tra l'altro ho avuto occasione di visitare proprio alcuni giorni fa grazie alla disponibilità della direttrice dell'albergo. E l'assassino, che quindi dovrebbe essere teoricamente Il nome dell'assassino non lo dire, no, però, Però dorme in una casa, dovrebbe dormire in una camera vicina per facilitare lo spostamento. Io, non conoscendo l'albergo, ho scelto un nome a caso e ho tirato un numero che è 123. Ho scoperto che la camera 123 si trova proprio di fronte all'ingresso dell'Hemingway Suite. No, ma dimmi una cosa, vabbè, la Camilla, Domitilla, la camera 123, a quel punto cosa hai pensato? Non lo so, io mi ricordo ti che... Ti sei spaventato, ti sei preoccupato, dici ma forse c'è un destino in tutto questo, non lo so. Non lo so, e alla cerimonia di premiazione mi vergognavo quasi, cioè è stato proprio un momento quasi spiazzante perché già avevo vinto e non me l'aspettavo assolutamente. Poi questa notizia, poi mi è stato anche consegnato il soggiorno omaggio e allora lì è stato... Sono rimasto spiazzato. Veramente pazzesco. Penso che siano spaventati più coloro che l'hanno letto, cioè la direttrice dell'albergo e la figlia, nel vedere che appunto una persona che non conoscevano assolutamente era riuscita a mettere insieme tutte queste. E a te Alessandro che effetto ha fatto tutto ciò? Perché immagino che uno dice, ma come, scrivo una cosa di al di là della scena reale a cui avevi assistito, no? Che abbiamo letto nelle prime righe del tuo racconto. Però poi scrivo una cosa, faccio dei nomi che poi esistono davvero nella realtà,
ci sono delle analogie. Tu cosa hai pensato? Fammi capire. Non sono riuscito a, cioè io non è che creda particolarmente nel A queste destino o in cose, eh? qualcos'altro, però chiaro che non rimane, cioè forse cioè l'ho liquidata un po' con quei casi in cui la realtà supera la fantasia, come spesso, Sì, cioè, come spesso nel sì, sì, giallo poi sì, sì. accade. E tu questa Camilla purtroppo non l'hai neanche potuta Non l'ho conoscere potuta perché non conoscere c'era. perché quando sono andato, ho soggiornato in albergo, lei era in vacanza. Sì, No, sarebbe stato curioso di capire anche cosa questa molto. Camilla poi t'avrebbe detto. Ma vabbè, è un po' particolare. Beh, su quello che le cameriere non dicono aggiungiamo altro, perché essendo un giallo chiaramente non possiamo No. svelare la trama. Se ve lo volete andare a leggere, l'avete visto, fa parte dell'appendice di questo romanzo, di questo classico Che di si trova Richard anche Austin Freeman, Il mistero della cassa scomparsa. è stato in edicola per tutto il mese di maggio, perché le uscite del giallo Mondadori sono mensili. Adesso non è più in edicola, però si può trovare o in ebook su Amazon oppure contattando il servizio arretrati della Mondadori. Allora, io voglio ringraziare Luca Bucci che ci ha mandato questo messaggio. Un saluto, Luca. Dice: sono Luca Bucci, seguo Noi TV, mi piace molto, sto alla Pia Casa, è una bella trasmissione. Ciao. No, grazie a te, Luca, perché insomma, il fatto di seguirci te come tanti altri con grande affetto ci fa particolarmente piacere. Tanto stanno arrivando altri messaggi: 360 10 38 330. Lo vedete qui. No, io sono molto contento. Siamo quasi alla fine di questo ciclo. Per quanto mi riguarda, domattina io chiuderò, almeno per quanto mi riguarda, perché farò l'ultima puntata. Poi l'ultima in assoluto sarà venerdì, se non ricordo male, dovrebbe essere con. Forse con Egidio Conca, però insomma con un altro che noi chiuderemo venerdì. No, sono molto contento perché giustamente Alessandro prima mi chiedeva e sa, perché è un fruitore anche di questo mezzo Sì. di No, informazione, sai che questa non è un'ora di punta, no? no, sì. Televisivamente parlando. E quindi il fatto mi dice, ma arrivano messaggi, stai notando che Arrivano, comunque effettivamente arrivano. arrivano. Vai, va bene, dai, Austin Freeman lo mettiamo da parte per un attimo, nonostante tutta la sua grandezza che ci hai Sì. descritto, perché quando torniamo, insomma, hai portato altre Altre cosine che cose, facciamo sì. vedere, andiamo a vedere anche i giornali, quelli nazionali, per vedere quello che succede anche nel mondo, leggiamo i vostri messaggi, poi dopo parliamo anche di sport. So che insomma, al momento sei più uno Sportivo da divano. sportivo da divano, però in passato qualcosina hai fatto, no? Se non sbaglio. Torniamo tra pochissimo. Nove e cinque minuti, sempre in compagnia di Alessandro Marchetti Guasparini, il nostro giovane studente universitario, ma soprattutto scrittore questa mattina, perché insomma abbiamo visto del suo successo con quello che le cameriere non dicono all'interno dei gialli Mondadori, dei classici, come si chiamava lo scrittore? Richard Austin Austin Freeman. Freeman. Austin Freeman. Vabbè, ci hai portato un altro libro qui, Nuovi delitti di Laco, antologia di racconti gialli a cura di Ambretta Sampietro. E anche all'interno qui sei protagonista con un altro racconto, che addirittura è successivo a quello Ah, che le quello sì. cameriere È non dicono. Il vaso di Pandora, ora sempre ambientato in un'ambientazione sul lacustre, lago. Sì, ormai ti sei perché specializzato in queste ambientazioni. sì, ormai sono abituato perché è un racconto che ho scritto su invito della curatrice dell'antologia, poiché Nuovi delitti di Lago è un'antologia che raccoglie tutti i finalisti del concorso Gialli sui laghi, eccetto il racconto vincitore. Allora ho deciso comunque di dedicarmi questo spazio e ho scritto questo nuovo racconto dove l'investigatore, non è più Camilla, perché ovviamente dopo aver scoperto che esiste davvero ho deciso di metterla da parte, Ecco. l'investigatore è Enrico Malastrada, che è, diciamo, il mio investigatore di fiducia, che è un anziano postino di Castelnuovo Garfagnana. Ma personaggio di fantasia, voglio Questo ovviamente è un immaginare. personaggio di fantasia, anche Ecco. Camilla era di fantasia, Sì, poi però hai visto che però esisteva esiste. davvero. Questo non ho ancora scoperto un signore che si chiama Enrico Malastrada, anche perché è un cognome curioso, allora ho deciso di continuare ad utilizzarlo. Sarebbe un postino di Castelnuovo Garfagnana, È un anziano postino di ma Castelnuovo è il lago su Garfagnana. cui è ambientato è sempre il lago È Lago Maggiore. Maggiore, infatti poiché ho partecipato a diversi concorsi che richiedono un'ambientazione specifica, per esempio Giallo Latino, o per esempio questo, o anche Giallo Garda, ho avuto la difficoltà di prendere il mio investigatore e doverlo trasferire sui vari posti, un po' come facevano la serie televisiva degli anni 80, La Signora in Giallo, Sì, che sono sì. inventati un po' di aneddoti, amiche in giro per il mondo, allora anche io mi sono inventato un amico avvocato fa una festa. Fa la sua festa di compleanno per i suoi 80 anni e Enrico Malastrada va a questa festa e durante questa festa avviene un delitto.
Ho capito. Quindi comunque è ambientato sempre sul lago Maggiore. Sul lago Maggiore. Avviene un delitto e poi... Diciamo che è curioso l'inizio, perché anziché partire dall'inizio della vicenda, ho deciso di partire dalla fine. Cioè ho preso la scena finale, che è la scena di... Quello che è stato fatto anche in tanti film. Quello che viene fatto in tanti film, una tecnica che non ho certamente inventato. Quindi con flashback su quello che è successo in precedenza. Si parte dalla scena iniziale, che è una scena dove ci sono... Enrico Malastrada, che è l'investigatore, e quattro uomini su un piccolo motoscafo fermo davanti all'eremo di Santa Caterina del Sasso, che è un eremo famosissimo sul Lago Maggiore, e sono quattro personaggi dell'alta società del Verbano, che sono un avvocato, un medico, un politico e un collezionista d'arte, e uno di quei quattro personaggi è un assassino, ma Enrico ancora non sa chi. È uno di questi quattro, ed Enrico Malastrada deve scoprire chi è. Tu tra l'altro sei tornato sul Lago Maggiore, dove eri stato da piccino, quindi probabilmente non ti ricordavi anche poco, no? No, mi ricordavo giusto dell'esistenza di alcuni posti, tra cui Santa Caterina del Sasso, Stresa, ma quando sono andato avevo 5 anni, quindi non mi ricordo veramente niente. Senti, esagero se dico che a questo punto comunque il Lago Maggiore, quei luoghi per te sono diventati, perché ci hai ambientato alcuni tuoi racconti, sono diventati una parte importante della tua vita in un certo modo. Sicuramente, anche perché poi ho avuto modo, andando lì, alloggiando nell'hotel dove ho ambientato questi due racconti, visitando l'Hemingway Suite, poi ho avuto occasione di fare un aperitivo al Gigi Bar, che è il bar più antico di Stresa e dove è ambientato una parte del racconto Il Vaso di Pandora. Sicuramente ho avuto modo di sentirmi un po' a casa, sono posti che avevo scelto, che avevo visto su internet, che mi ero divertito anche un pochino a immaginare, e poi scoprire quanto fossero effettivamente simili a quello che ho descritto mi ha sorpreso, mi sono effettivamente sentito un pochino a casa. Ah, ci sono delle domande, una per me e una per te. Casotti, dato che un giornalista sportivo ha visto la coreografia stupenda a Pisa domenica, allora, sul fatto che a Pisa fanno delle coreografie stupende, c'è un grande pubblico, anche se noi siamo da quest'altra parte, no? Parte lucchese, non ho alcun dubbio. No, mi dispiace, non l'ho vista, perché domenica eravamo, diciamo, impegnati molto sulle vicende elettorali delle amministrative. No, non l'ho vista, però insomma, non ho dubbi che fosse così. Poi c'è una domanda invece per te, domanda per l'ospite. Si ispira a qualche scrittore, quali sono i suoi preferiti? Beh, in certo senso prima abbiamo fatto il nome di Caro Figlio. Non so se ce ne sono altri comunque che... Sicuramente sono... Gialli dice che di altre tipologie, oppure il giallo proprio è il tuo... Sicuramente parlo più facilmente di Gialli, poiché è difficile dire che un giallo si ispiri a un qualcosa a un libro, a un romanzo appartenente a un altro genere. Per quanto riguarda Partendo dai Gialli, sicuramente io ho cominciato a, tra virgolette, studiare, cioè leggere e capire le tecniche leggendo i gialli classici, quindi Agatha Christie, Conan Doyle, anche lo stesso Austin Freeman, e poi ultimamente mi sono invece più lanciato sui giallisti svedesi, che ora sono un po' l'ultimo grido, quindi Larsson, Camilla Läckberg, John Esbo, che è nata questa scuola svedese del giallo, che è molto particolare, quanto è molto centrata su, più che sull'indagine vera e proprio, sull'atmosfera, questa atmosfera cupa. Tanto sta nei paesi scandinavi, c'è un altissimo tasso di suicidi, quindi vuol dire che l'atmosfera effettivamente è cupa. Nei paesi scandinavi? Sì, nonostante si siano presi come modello. Sono 6 mesi che vedono poco il sole. Per me è quello, per me sono... La mia era una battuta, ma forse... No, ma sì... È possibile, io comunque sono stato in Danimarca in pieno inverno e il sole sorgeva alle 10:11 e alle 3 non si vedeva già più, quindi può essere... siamo in Danimarca, quindi immaginiamo andando ancora più nord. Su. Danimarca sì, è proprio poco sotto i paesi scandinavi, ad esempio nelle zone settentrionali dei tre paesi scandinavi, sì, della Norvegia, la Finlandia. Svezia e Finlandia, succede che d'estate non fa mai notte, cioè non fa il sole, anche questo provoca degli scompensi. E d'inverno però viceversa le ore di luce sono pochissime. Sì, sì. Ma non lo so, stanno arrivando altri messaggi, 360 10 38 330, ma dobbiamo andare su quotidiani nazionali, Corriere della Sera, voti e ballottaggi e subito scontro PD 5 Stelle, a Roma si apre il caso Olimpiade, Totti dice va fatta a proposito dell'Olimpiade. Poi questa foto, la Hillary Clinton entra nella storia, ma gli americani non l'amano. Hillary Clinton ha vinto la nomination del Partito Democratico superando la fatidica soglia di 2.383 delegati. Poi parla anche l'ormai ex presidente e anche ex proprietario dell'Inter, Massimo Moratti, Ronaldo, Ibra, Recoba, i miei campioni, Moratti e l'addio all'Inter, ora i cinesi investano, un altro Moratti in futuro? Chissà.
Andiamo anche alla Repubblica, Renzi, strappo con Verdini, il voto dei giovani per il Movimento 5 Stelle, stress Berlusconi in ospedale, Salvini ha capito che non è il leader. Spataro, personale scarso, procura in tilt, così saremo costretti a chiudere gli uffici, allarme a Torino, ma in tutta Italia si rischia il caos. Tu forse potresti diventare un giorno, chissà, anche un magistrato, non è detto, no? Cosa ne pensi di questa situazione? Poi c'è la nomination, la gioia di il ripasso storico per le donne, e su chi, sul quotidiano nazionale si vota, meno tasse per tutti, promesse elettorali, Renzi manda avanti Padoan, poi il capitano del PD, ballottaggio, Totti, il mio voto a chi sostiene le Olimpiadi, e l'italiana, Allah morirò da martire, stava partendo sulla Siria, è indagata. Allora, cosa ne pensi di tutta questa vicenda della magistratura in Italia, di questi problemi che ci sono? Che idea ti sei fatto da giovane ventenne studente? Da quello che sto studiando io, chiaro, mi sono fatto l'idea che essendo tutte le democrazie occidentali fondate sulla separazione dei poteri, non ci dovrebbero essere queste ingerenze sia dalla parte della politica nella magistratura, sia da parte della magistratura nella politica, nei pochi casi in cui queste effettivamente ci sono state, in quanto poi si rischia di confondere, di influenzare, in quanto soprattutto visto il fatto che la situazione politica è anche molto fluida, cioè questo continuo spostamento di voti, non c'è più il bipolarismo. Mi permette, fluida, anche un po' confusa. Anche abbastanza confusa, quindi abbastanza. Vabbè. Altri soggetti che entrano a fare confusione forse un po'. No, stanno arrivando tanti messaggi, veramente, guarda, alcuni anche per te. Allora, vediamo un po', leggiamo questo. Per lo scrittore, il vaso di Pandora mi ricorda un dramma di Wedeking, da cui prese spunto Berg per Lulu. Paolo da Pietrasanta, non so se hai capito a cosa si riferisce Paolo. No, Paolo non capisce neanche il nostro amico Alessandro, eh? Vabbè, casomai specifica meglio. Poi questa tra i gialli, allora domanda per Casotti, dato che è un giornalista sportivo, ora ci state viaggiando troppo sul giornalista sportivo, ma va bene, seguirà gli europei di calcio? Beh, nei limiti di tempo, perché no? Sì, secondo lei chi vincerà? Io gioco un cavallo che è un cavallo sempre sicuro. Beh, vorrei dire Italia, ma l'Italia tante volte ci ha sorpreso. Non parte favorite, quindi lasciamo lì. Io dico un cavallo sempre che non si sbaglia mai, la Germania. Grazie per la risposta. Poi tra i gialli svedesi è molto bella la trilogia della serie della ragazza che giocava col fuoco. È la trilogia di Stieg Larsson, il cui primo romanzo è quello Uomini che odiano le donne, da cui sono stati tratti addirittura due film, che ora poi è stata continuata questa trilogia da un altro scrittore che è Lagenkrantz, poiché Stieg Larsson purtroppo è deceduto e quindi c'è stata un po' questa continuazione della trilogia che io non ho letto. Però sì, cioè quella, la trilogia a cui si riferisce il nostro spettatore è la trilogia di Larsson. Vabbè, adesso qui ha aggiunto un messaggio Luca che ci aveva chiamato prima, che aggiunge, sono un guardialine, però non capisco Luca perché lo hai scritto in modo, e sono un tifoso della Lucchese, Luca. Forse va a rispondere all'amico di prima che ha detto se ho visto la coreografia stupenda dei tifosi del Pisa. E tifo per l'arbitri, probabilmente dice, tifiamo tutti per gli arbitri perché insomma gli arbitri che sono spesso solo criticati, i nostri arbitri, sì, è vero, dobbiamo anche cercare di sostenerli un po', perché altrimenti se li critichiamo e basta. E poi credo che insomma, al di là di tutto, la nostra, tu segui anche il calcio, mi sembra, sì, la nostra classe arbitrale non sia poi così malvagia. Disastrosa, che dici Alessandro? No, io penso di no, anche perché ultimamente arbitri italiani spesso hanno diretto finali di Champions, finale dei mondiali, quindi sicuramente è una classe arbitrale di un certo livello, anche soprattutto forse anche perché è difficile lavorare in Italia, quindi hanno sicuramente sono fatti le ossa lavorando in Italia. Hai una squadra per cui hai simpatia? La Juventus. Vabbè. L'unica rimasta italiana. Sì, nelle poche. No, il Milan ancora, aspetta un attimo. Per ora. Allora, ancora un altro messaggio, poi andiamo all'ultima pausa. Totti non si smentisce mai, è sempre il solito in... avete capito, no? Insomma, diciamo poco intelligente per usare... No? Che sinonimo si può usare per im? Vabbè, dai, dice questo nostro amico, Totti è sempre il solito, insomma, possiamo anche dire, dice il solito imbecille, vabbè, comunque, che si è schierata a favore delle Olimpiadi a Roma, che come in Grecia porterebbe il paese alla rovina. Non lo so, dici che Roma 2024, come la chiamano, porterebbe l'Italia alla rovina, secondo te? Non so, sono scommesse che uno può decidere di fare o non fare. Sì. Sicuramente quando alcuni anni fa
si rinunciò alla candidatura di Roma, era, cioè, secondo me fu fatta una cosa giusta, perché non eravamo in condizioni di sostenere questa candidatura. Adesso Per l'amico che ci ha scritto, probabilmente anche lo oggi non lo siamo neanche ancora. Dipende, secondo alcuni sono soldi spesi male. Sicuramente bisogna fare, cioè, bisogna che ci sia un piano dietro, perché Sudafrica e Brasile, gli stadi al momento sono quasi abbandonati. Beh, qui si parla di Olimpiadi, quindi si parla di impianti, sì, che poi potrebbero comunque essere riutilizzati. Sì, sì. Il mondiale di calcio è un po' diverso, però. Va bene, ci dà lo spunto a fermarci per l'ultima pausa. 360 1038 330 se volete ancora intervenire. Poi tra poco Alessandro Marchetti Guasparini ci spiegherà anche cosa ha in mente, o perlomeno se ha già in mente qualcosa, o se addirittura sta già lavorando a qualcosa. Ce lo spieghi tra poco e poi parliamo di sport. A tra poco. ...9:20, eccoci tornati. Paolo da Pietrasanta ha voluto precisare che il vaso, così si intitolava il dramma di Wedeking, il vaso di Pandora. Ecco, questo l'ha voluto precisare. Tu non lo conosci personalmente? Non lo conosco. Però è chiaro che il vaso di Pandora è un mito dell'antichità. È un vaso di Pandora, è un vaso che contiene per l'appunto tutti i mali, che quando viene aperto tutti i mali escono e si diffondono nel mondo. Quindi sicuramente qualcun altro già ad altri, si sarà ispirato. Prima di te. I quotidiani sportivi, caro Alessandro, tu sei uno sportivo, hai detto, da divano. Anche se in passato mi dicevi hai giocato a tennis. Ho giocato a tennis. Con gli amici del Tennis Club Lucca Vicopelago. Col maestro Ivano Pieri, che salutiamo, papà di Jessica e Tatiana, due ragazze molto molto brave, molto interessanti. La Gazzetta dello Sport, Ventura o avventura? Ufficiale dopo Conte, una scelta controcorrente per età ed esperienza internazionale. Tavecchio garantisce, maestro di calcio valorizza i giovani, debutterà a settembre con la Francia. Come lo vedi l'avvento di Ventura, la guida nazionale? La nazionale innanzitutto la fanno i giocatori, quindi di base ci vogliono giocatori, non al di là del talento, proprio giocatori che hanno la grinta e hanno la voglia di andare in nazionale. E il commissario tecnico poi deve mettere insieme questi giocatori, soprattutto nei pochi spazi che ha a disposizione. Deve essere un selezionatore più che cioè, perché poi li allena talmente poco. Deve essere più che altro un motivatore, quindi io Ventura non seguo molto il Torino, però se Ventura è un buon motivatore può fare un buon lavoro, come sta cercando di fare Conte. Sempre dalla Gazzetta dello Sport, Totti capitale, doppio sì alla Roma fino al 2017 all'Olimpiade. Poi Berlusconi che ansia, va in ospedale, stress cardiaco, un ricovero programmato. E poi mercato della Juventus, della tua Juventus, sconto sulla clausola, adesso la Juve è più vicina a Pjanic. Piace Pjanic? Non è il mio preferito, però... Chi vorresti allora, come centrocampista? Vabbè, lasciamo stare i sogni che possono... No, una cosa concreta, i sogni... Cosa concreta, non so, sicuramente Mascherano... Mi sembrava un sogno anche quello ormai. Sì, ormai è un sogno anche quello. Mascherano ha fatto un po' il furbo, ha detto al Barcellona, vado via, poi si è fatto aumentare l'ingaggio, ha rinnovato il contratto, quindi... Io avrei preso Vardy, però ho detto Vardy rimane all'Leicester perché... Ma quello è un per seguire il cuore, è un attaccante, per seguire il cuore poi è andato all'Arsenal, quindi mi ha deluso anche lui. Vabbè, l'Inter applaude Super Banega e punta Gabriel Jesus... Poi su QS Sport Italia, eccomi, la grinta di Ventura, Tavecchio ufficializza Giampiero Ventura come CT del dopo Conte, ma il caso Lippi blocca i piani della federazione. Le prime mosse di Suning, questo gruppo cinese che ha preso l'Inter, ecco Yaya Touré e Texera, Totti firma il contratto, giocherà un altro anno, e poi Super Pippo Inzaghi, che insomma aveva avuto la chance del Milan, adesso però, come si dice, forse va fatto un po' di gavetta anche nella vita, riparte dal Venezia di Tacopina in Lega Pro. Tra l'altro il Venezia che è stato portato dal nostro Giancarlo Favarin in Lega Pro. Poi Favarin vince i campionati e poi lo mandano via. Vabbè. La Lucchese, Fanucchi, fumata grigia, potrebbe non restare, ma forse potrebbe anche restare. Nubi anche sul rinnovo di Mingazzini, tanto tutti vogliono prendere Biagianti dal Livorno. Senti, allora, caro Alessandro, abbiamo ancora un paio di minuti, dimmi una cosa. Cosa bolle nel tuo pentolone per il futuro? Hai già in mente qualcosa? Hai già dei progetti, hai già scritto qualcosa? Sicuramente il sogno è quello di scrivere un romanzo, che penso sia il sogno di tutti coloro che si approcciano alla scrittura. È un sogno che richiede un lavoro diverso, in quanto spesso, come è successo anche in questi racconti, sono partito da un'idea, da un'immagine e da lì ho costruito la trama. Un romanzo richiede un lavoro preparatorio molto più grande. La mia idea è di continuare anche con i racconti, ovviamente, cercando i concorsi giusti, i concorsi che ti possano dare
uno sbocco, con lo svantaggio però che ogni concorso ha le sue richieste, quindi o richiede un'ambientazione o richiede una lunghezza di carattere. Invece per me la lunghezza massima del carattere è sempre un problema, perché quando devo scrivere 40.000 caratteri, puntualmente scrivo 42.000 e poi mi trovo alla fine a effettuare fastidiosissimi tagli. Tendi ad allungarti. Tendo ad allungarmi. Ma sì. 40.000 caratteri sarebbero quelle 20 pagine di cui prima? Sì, no. 40.000 caratteri, il vaso di Pandora era sui 40.000 caratteri. Mentre quello che le cameriere non dicono? 30.000. Quindi ti vengono dati, diciamo, questi limiti di spazio. Sì, soprattutto quando... E poi lì va fatto entrare il racconto, non è che dici posso andare oltre. No, in quello spazio lì uno deve concentrare tutte le vicende del racconto, quindi deve essere bravo. Il racconto, la bravura dello scrivere un racconto è quella, cioè concentrare tutto quello che uno vuol mettere, eventuali descrizioni, caratterizzazione dei personaggi, e anche trama. Sintetizzare a quel punto lì. Sì, ci vuole un forte potere di sintesi che io non ho. Cioè me lo sono fatto venire poiché devo per forza rispettare questi limiti. Va bene, leggiamo un ultimo messaggio perché davvero siamo in chiusura. Guido Casotti, sto guardando Noi TV ora davanti alla televisione, siete forti, tifo per voi. Beh, grazie, grazie, non so se siamo forti, sicuramente io vi devo ringraziare per l'affetto che ogni mattina ci dimostrate, perché insomma siete davvero sempre più numerosi e questo ci fa piacere e gratifica anche il nostro lavoro, come succede quando ad Alessandro scrive un racconto, quando io mi auguro presto scriverà un romanzo, speriamo, e ci devi venire a trovare poi, torno molto volentieri. Va bene, ringraziamo Alessandro Marchetti Guasparini di essere stato con noi, in bocca al lupo naturalmente anche grazie. Per questi esami universitari, grazie di tutto. Salutiamo anche i tuoi genitori che sappiamo ti stanno seguendo, ringraziamo Marco Cervelli che ha curato la regia del programma, noi torniamo domattina. Beh, almeno le mie ultime puntate di quest'anno di Buongiorno con noi sono all'insegna degli scrittori. Dopo Alessandro Marchetti Guasparini avremo un altro Alessandro Ciampi, che già è venuto a trovarci, non so se lo conosci, se ne hai sentito parlare, ci presenterà il suo ultimo lavoro. E quindi domattina alle 8.30 ancora con Buongiorno con noi. Tra poco l'edizione del TG Noi, grazie di nuovo ad Alessandro, grazie a tutti voi, buongiorno.